Ciao a tutti ragazzi, io sono Sina Mingoia e oggi siamo in un nuovo video. Allora, oggi sarà un video su come mostro come fare yoga, che è un'attività che pratico mattina e sera da già un po' di tempo, precisamente un anno, credo, circa un anno comunque. E a me mi fa molto riflettere, cioè mi fa molto rilassare comunque attività, quindi credo di continuarla. E niente, allora iniziamo subito perché ci vogliono 5 minuti comunque per farlo e è bellissimo. Appunto, allora iniziamo. Vi sto dicendo, appunto, scusa, mia sorella vuole fare delle capanne, cose. Allora, per appunto yoga serve un outfit comodo, appunto. Io ho messo questi pantaloncini che sono super belli, uso da sempre io per yoga e workout. E poi questa maglietta, appunto, cioè una maglietta casual comunque molto bella, cioè sì, molto bella, molto comunque un po' larga, un po' così. Una cosa, allora stavo cascando il telefono. Scusate, adesso cambierò qualità perché devo aprire la finestra primo. Secondo, volevo salutare una persona che si chiama Jessica. Comunque, ciao, un bacione. E niente, iniziamo. Allora, per yoga appunto servirà una posizione, un tappetino intanto. Un tappetino, per cui, scusate, questo sono i ciabatti di mia sorella, un tappetino in cui potete fare quello che volete e potete stare tranquillissimi. Allora, appunto, iniziamo partendo da questa posizione, cioè gambe incrociate, una gamba sopra l'altra. Gambe incrociate. Ah, ovviamente io sono una bambina che segue tutorial da molto tempo e sa come fare comunque, però se sbagli qualcosa ovviamente scrivete magari nei commenti così. Allora, la prima posizione è questa qui, appunto, mettete le gambe così, distorcete bene, sì, distorcete, allargate bene le spalle e iniziate a dondolarle, così come faccio io, prendete con le mani le vostre spalle, non troppa forza, e iniziate a dondolarle. Guardate in alto, intanto fate ispirazione ed espirazione. Perfetto, allora abbiamo riscaldato intanto le spalle e le braccia. Questa è una cosa che faccio sempre io, però se volete la potete usare. Vedete, scrocchiato. Allora, prendete le vostre braccia, mettete le vostre mani così e poi fate, aprite tutte le vostre braccia con molta delicatezza e appoggiate le mani appunto sul ginocchio. Un pochino più indietro perché almeno vedete meglio. Sui ginocchi. Potete poi prendete il pollice e l'indice e aprite la mano. Aspettate. E aprite la mano. Lo potete mettere sia su così o sia così giù, come comunque siete a vostro agio, io preferisco su. E adesso vi prendete il minuto per voi comunque. Quindi 3, 2, 1, chiudete gli occhi e pensate a stare sulla riva di un lago. Sì, state lì. Immaginatevi di lanciare un sasso. Di lanciare un sasso e vedere tutto il lago calmo con quel sasso che avete lanciato, che le onde già vi. Già si iniziano a vedere le onde. Adesso con i vostri occhi iniziate a seguire quelle onde, senza avere gli occhi aperti, ma con gli occhi chiusi. Iniziate a seguire quelle onde, seguitele, seguitele.
Adesso questo lago e questi sassi, che ogni sasso che lanciate è un pensiero che a voi in questo momento non serve. Quindi possiamo anche scancellarlo dalla nostra mente. Leviamoci e iniziamo a pensare a tutto quello che ci piace per farci stare bene. Iniziamo a pensare. Perfetto, aprite gli occhi lentamente e iniziate a portare il mento attaccato al petto e guardate il fisso che avete sotto gli occhi. Lentamente sempre aprite le mani e portatele come le avevamo all'inizio. Ok, questo è il primo esercizio. Andiamo con il secondo esercizio. Allora, adesso mettete le mani appoggiate sulle vostre cosce e distorcete bene la schiena. Vi dovrete accorgere se avrete la schiena così oppure così. Se vedete così, vi dovrebbe venire la gobba. Devi bussare! No!